applauso al grande maestro scomparso. Carissimi, ci siamo salutati l'anno scorso sognando la 15ª edizione come un traguardo da festeggiare in pompa magna, e invece la natura ci ha messo alla prova e ci ha imposto riflessioni e compostezza. Il primo segnale di stress lo ha dato la nostra venue, lo spasimo, con il suo aliantus altissima, sofferente, e abbiamo avuto paura. Si trattava solo di un albero, ma rappresentava una vita a cui non volevamo rinunciare. Piano piano ci siamo poi ritrovati frastornati e increduli di fronte a un flagello che non pensavamo mai potesse accadere nel XXI secolo. E invece sì, l'ambiente ci ha sbattuto in faccia la nostra fragilità, ricordando anche ai potenti del mondo quanto sia necessario rispettare le leggi della natura e il parere degli scienziati. La mia riflessione quindi durante la pandemia si è rivolta alle donne e agli uomini che ho tenuto cari e stretti stretti intorno a me, i soli e le lune, cui voglio rivolgere tutta la mia ammirazione e gratitudine. Non sono stati in trincea nelle corsie degli ospedali, non hanno fatto la ronda per le strade, ma sono stati altrettanto indispensabili perché si sono adoperati con tutti i mezzi a disposizione per la cura dell'animo, intrattenendo platee internazionali, a volte anche molto grandi, semplici, umili, nascosti dalla rete, hanno nutrito con sapere e suggestione il nostro isolamento, facendoci rimanere connessi con il mondo. Altri soli e altre lune preziosi ci accompagnano e hanno fatto crescere il festival in questi anni. Sono le istituzioni e gli sponsor, partner illuminati che continuano a voler sostenere i nostri giovani talenti, danno forza alla squadra, rilanciano la cultura, l'arte, l'informazione, con capacità di visione e responsabilità sociale. A tutti loro un grazie di cuore. Questa sera siamo pronti ad aprire il sipario in un tempo nuovo e con nuovi amici nel mondo che si aggiungono ai soli e alle lune del pubblico affezionato di Palermo, dei tanti artisti addetti ai lavori che rispondono sempre di sì ad ogni nostro appello, degli studenti di tante scuole e accademie che si impegnano con noi ogni anno in tante attività di volontariato. Ancora una volta abbiamo avuto la prova che chi sceglie la proposta del Sole e Luna ad Hoc Film Festival è disposto a mettersi in gioco per natura, ad affrontare le sfide, a riconoscere le proprie debolezze per trasformarle in energia positiva. Gran belle persone. Questa sera, per ragioni familiari serie che alcuni di voi conoscono, non posso essere presente con tutti voi. Dirvi che mi dispiace si approssima solo un po' al mio stato d'animo, ma ci sono momenti della vita che chiedono di scegliere e non potevo sottrarmi. Sono lì con voi e vi abbraccio tutti, soli e lune, vecchi e nuovi. A presto, Lucia. Prima di chiedere ai miei amici di aiutarmi in questo compito, diciamo, introduttivo al festival, ho il dovere di ringraziare, ma non è solo un fatto formale, è un fatto sentito, chi ci sostiene, chi ci patrocina e le collaborazioni che quest'anno abbiamo messo in piedi. Io chiedo scusa se commetterò degli errori di ordine, ma non sono, diciamo, non ho studiato cerimoniale, quindi può darsi che farò degli errori. Ma intanto dobbiamo ringraziare l'Assemblea regionale siciliana, la Regione Siciliana Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Sensi Contemporanei, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, la Direzione Generale Cinema, la Città di Palermo, l'Assessorato alla Cultura, l'Università degli Studi di Palermo, la Fondazione Sicilia, la Filmoteca Regionale Siciliana, l'Istituto per la Mediazione Linguistica di Vicenza, abbiamo il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
Abbiamo il MIBAC, l'AGICOM, l'università, l'ho già detta, ma a questo punto ricordo anche il centro interdipartimentale Migrare, mobilità, differenze, dialogo, diritti, il dipartimento cultura e società, il dipartimento di studi umanistici, SIAC, la società italiana di antropologia culturale, il CSC Sicilia, ITASTRA, la scuola di lingua italiana per stranieri, l'Istituto Cervantes, l'Institut Français, il Goethe Institute, la Fondazione Ignazio Buttitta, il Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino, Federturismo Confindustria, il Turin Club, l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, la Settimana delle Culture. I nostri sponsor sono Sarplast, Alessi, Gesap, Fuori Catalogo, Freschette Bio Bistrò, Colori del Sole, Due Ruote. I partner verranno nominati di volta in volta introducendo i diversi eventi. E ringraziamo poi i media partner Cinematograph, TRM, Med1, Med2, Rapporto Confidenziale e Redattore Sociale. Colgo l'occasione per ringraziare i docenti del corso di perfezionamento post laurea SOSAC, sottotitolaggio per sordi e audiodescrizione per ciechi, perché hanno lavorato ad alcuni dei documentari che vedrete in programma. Chiedo a questo punto a Clara Morroia, ad Andrea Mura e a Chiara Andric di venirmi ad aiutare in questo benvenuto al nostro pubblico. E chiedo al sindaco, professor Leoluca Orlando, e al professore Micali di unirsi a noi per dare un saluto al pubblico. Vorrei sapere se per caso intanto è arrivato qualcuno dell'assessorato turismo, sport e spettacolo, se ci fosse il dottor Raul Russo, e se non c'è io allora chiederei all'amico Alessandro Rice, direttore della Film Commission, di venire a dare un saluto. Chiedo scusa. È arrivato intanto, la luce mi abbaglia e quindi io non vedo, è arrivato intanto il professore La Galla, assessore alla formazione e all'istruzione e alla formazione professionale. Gli chiediamo allora di salire anche lui. Autogestitevi. Buon pomeriggio, io credo che dobbiamo iniziare con un applauso alla più palermitana di noi, che è Lucia Gotti Ventura. La più palermitana di noi, perché lei ha colto, pur non essendo nata a Palermo, ha colto lo spirito e l'anima di questa città. Ed è la ragione per la quale nell'atrio di Palazzo dell'Aquile, conferenza stampa, adesso qui allo spazio, la città esprime apprezzamento e gratitudine a Lucia e a tutti coloro che con Lucia hanno reso possibile che questo festival, iniziato 15 anni fa, diventasse una realtà che ogni anno si rinnova e migliora. Da questo punto di vista non posso che esprimere gratitudine e apprezzamento per questo impegno, che è un atto di amore, non soltanto nel cinema un atto di amore, ma anche un festival del cinema un atto di amore per la città, e lo è perché interpreta con sole e luna, con giorno e notte, con buio e con luce, interpreta la vita. Io credo che attraverso questa rassegna noi ripercorriamo tutti i valori fondativi della visione di questa città: il rispetto della persona, il rispetto per la comunità, che non si fa gruppo chiuso, e della persona che non si fa egoismo individualistico. E credo che il filo conduttore delle rassegne fino adesso, vedremo se quest'anno è confermato, credo di indovinare che è confermato, è mandare un messaggio di inno alla vita, di rispetto dei diritti umani di tutti e di ciascuno, e soprattutto di libertà dalla paura. Perché in questi film ci sono tante, tante ragioni per avere paura, ma il messaggio credo che sia che c'è un solo modo per trasformare la paura in inquietudine: avere cura e prevenire.
avere cura di tutti, di ciascuno, e prevenire comportamenti che mortificano la dignità umana. E tante volte in questo festival si vede mortificata la dignità umana. Tante volte in questo festival si vede affermare il primato della paura. Ecco, noi vogliamo trasformare in nome dell'amore la paura in inquietudine. L'inquietudine è conferma di amore. La paura è soltanto conferma di egoismo e di considerazione del diverso come un nemico. Credo che sia questo il segnale più profondo che ormai ogni anno viene ripetuto con questo straordinario festival. Certo, voi siete bellissimi, però ci manca l'ombra. Ma siete bellissimi lo stesso, non vorrei che pensate che siete meno belli. Ma quest'albero che se n'è andato serve a ricordare che il tempo ci costringe a cambiare, e questa pandemia ci ha fatto riscoprire il senso del tempo e anche il senso dello spazio. Abbiamo un rapporto diverso col tempo, un rapporto diverso con lo spazio, e il digitale ci aiuta ad avere un diverso rapporto col tempo e con lo spazio. Basta che noi usiamo il digitale, non ci facciamo usare, come spesso accade purtroppo, dal digitale. Voglio dire grazie a tutti coloro che hanno reso possibile, non faccio l'elenco perché già è stato fatto, comunque certamente con qualche dimenticanza, e quindi non cito nessuno così non sbaglio. Grazie. Io ringrazio. Ah, dimenticavo, scusate, c'è il brasso. Ma questo mi sembra una cosa, non so, è troppo forte. C'è il brasso. E qui è a casa, tra l'altro. Qui è a casa. Bene, no, io volevo congratularmi perché mi sembra che davvero solo il Luna faccia, questo festival faccia un ulteriore passo in avanti, appunto la 15ª edizione. È un tempo bello, un tempo importante, lungo, è un tempo in cui Sole e Luna ha accompagnato un percorso importante di crescita culturale e sociale di questa città, un percorso dove evidentemente certi valori, certi principi si sono progressivamente andati affermando, sono cresciuti nella consapevolezza, credo, di tutti quanti noi. E il percorso di una città passa naturalmente attraverso anche manifestazioni di questo tipo, perché è chiaro che i valori sui quali si fonda una strategia, un'idea di città passano attraverso manifestazioni di questo tipo. Io credo che oggi alcuni valori siano patrimonio di questa città, facciano parte del DNA di questa città. E se questo è avvenuto, e certamente 15 anni fa non era così scontato, così ovvio, lo si deve ad una crescita complessiva di tutta quanta la città, anche attraverso momenti di questo tipo, perché questi momenti sono stati momenti fondativi. E questo lo vedo anche nella crescita veramente sincronica che si è realizzata nel tempo tra tutta una serie di componenti della città, tra cui anche l'università, che è inevitabilmente una parte della città, una parte importante naturalmente di questa città. Poco fa, quando Gabriella ha elencato i partner, mi ha fatto veramente piacere vedere come tra questi partner ce n'erano numerosi che appartengono appunto al mondo dell'università, e come anche loro nel tempo siano andati crescendo. Si è parlato di Itastra, si è parlato di altre iniziative, si è parlato del centro interdipartimentale Migrare, che anche lui e anche in questa fase di pandemia, dove inevitabilmente tutta una serie di contatti si sono dovuti allentare, però ha manifestato, ha continuato a manifestare vitalità e azione attraverso tutta quanta una serie di eventi, l'ultimo pochi giorni fa, rivolto al mondo dei dottorandi e dei dottori di ricerca. Allora, anche questo dimostra che Sole e Luna è una parte di un percorso, una parte importante di un percorso che questa città e che questa
università stanno facendo, e devo dire che è per questa ragione che dobbiamo essere veramente grati a tutti coloro i quali continuano a lavorarci e a progettare ogni anno un'edizione più bella dell'altra. E poi c'è il cinema che, come avete riportato qui proprio all'inizio, nelle primissime pagine, il cinema è una dichiarazione d'amore, è un riconoscimento della propria dipendenza dagli altri uomini, un atto inconsapevole ma che rispecchia l'autentico significato della vita. L'amore è il sacrificio, cinema come atto d'amore, come dimostrazione d'amore. E attraverso i film che riprendono certi aspetti e certi valori e li riaffermano, credo che tutti quanti insieme cresciamo. Cresciamo noi come università, cresce la città, cresce la regione, cresce il territorio nel suo complesso in un percorso che è certamente un percorso molto virtuoso. Per questo dobbiamo esservi veramente grati. Grazie davvero per il lavoro che fate. Grazie, io con grande piacere e grande soddisfazione porto il saluto del Presidente della Regione, dell'Assessore Messina, Assessore al Turismo, che insieme al mio assessorato ha voluto ancora una volta sostenere questa iniziativa e vorrei dire questa classica del percorso del circuito culturale, sociale e solidale di questa città e di questa regione. Sole Luna contiene già nel suo nome, nella sua dizione, l'effetto dei contrasti e l'antinomia dei contrari. Ed è certamente la vita narrata dai cortometraggi, dai film che vi vengono rappresentati anno per anno, una illustrazione, una narrazione chiara, profonda, indiscutibile delle antinomie e dei contrasti che affliggono il mondo e che affliggono le persone. Ed è, come mi piace richiamare nella introduzione a questo volume del programma, ed è un atto di coraggio, è un atto di sfida che vuole contribuire ancora una volta a correggerle, queste antinomie e questi contrari, la decisione di svolgere anche quest'anno, nella sua 15ª edizione, questo Festival Sole Luna, che ovviamente risente, come tutte le iniziative, molte delle quali sospese o interrotte, risente di una pandemia che comunque è servita a tanti di noi come una sferzata che viene ancora una volta da un paradosso e da un'antinomia, un piccolo invisibile microbo che riesce a inginocchiare il mondo e ad arrestarne crescita e sviluppo. È un evento epocale, è un evento che certamente sarà narrato nei libri di storia, è un evento che ci pone di fronte ad una condizione in qualche modo di ricostruzione come solo ha potuto essere quella che ha fatto seguito ai grandi conflitti mondiali. E allora riaffermare valori, principi, senso della comunità, solidarietà e senso profondo dell'umanità costituisce certamente una ulteriore attestazione e affermazione di volontà che, se mi è consentito, quest'anno rende questo festival ancor più coraggioso, ancora più forte di quanto già forte non sia stato in tutte le edizioni precedenti. Edizioni che, come hanno ricordato bene sia il sindaco sia il magnifico rettore, sono state sposate subito tanto dalla città quanto dalla università e anche dalla regione siciliana, che per quanto riguarda l'assessorato che in questo momento ho l'onore di coordinare, ha
può anche manifestare la soddisfazione per il coinvolgimento che già da qualche anno avviene delle scuole siciliane. Scuole, università, mondo della conoscenza costituiscono uno degli strumenti fondamentali, uno dei vettori essenziali per poter recuperare la dinamica sociale e guardare al post pandemia con l'occhio della speranza, ma con la certezza inevitabile dell'innovazione. E sole luna è al tempo stesso speranza di un mondo migliore, ma attestazione di un'innovazione per il ricorso profondo che fa ai mezzi della comunicazione moderna. E come bene diceva il sindaco, l'uso del digitale è da maneggiare con cura, nel senso che occorre esserne padroni e utilizzarlo, ma certamente non soggiacere al dominio di un digitale troppo spesso lontano dalle sensazioni, dalle percezioni, dalle vibrazioni della realtà. Quelle stesse vibrazioni della realtà e della solidarietà che questa sera mi consentono di rivolgere un pensiero speciale a Lucia Gotti Venturato, una palermitana di adozione, una amica carissima e vicina, che per rinunciare ad assistere alla sua creatura intuitivamente vive un momento difficile e particolare della sua vita. In questo momento sono sicuro di interpretare il pensiero di tutti, tutti noi le siamo particolarmente vicini, a lui, a lei e a tutta la sua famiglia. Con questi sentimenti, cara Gabriella, complimentandomi con te e con tutti coloro che ormai da anni fanno parte di uno staff collaudato, auguro ovviamente anche a nome del Presidente della Regione il più grande successo di questa 15ª edizione, successo del quale ovviamente sono assolutamente certo. Grazie e buon festival a tutti. Ringrazio Gabriella dell'invito, mi unisco ovviamente al saluto a Lucia Gotti Venturato e come si diceva Film Commission 15 anni fa abbiamo cominciato questa avventura insieme a Lucia, insieme a Gabriella ed è un festival che abbiamo visto crescere grazie all'impegno della Regione nell'ambito del programma Sensi Contemporanei, l'abbiamo visto radicarsi via più nella realtà territoriale e culturale siciliana, a differenza diciamo, di come era partito, e diventare un festival fortemente legato al territorio e che riesce a fare rete con le realtà migliori del territorio. Mi piace notare come quest'anno, per esempio, i due fili di attenzione che la Sicilia Film Commission, la Regione Siciliana, l'assessorato regionale al turismo dedicano ormai pervicacemente al documentario, un festival come questo e il Centro Sperimentale di Cinematografia, due occasioni fra l'altro che ci vedono in partnership convinta con il Comune, dialoghino creando una sezione di visibilità dei migliori lavori degli studenti del Centro Sperimentale. Ancora un tesoro di archivio e di progettualità all'interno della struttura regionale come la Filmoteca Regionale Siciliana è valorizzata all'interno del programma di quest'anno e ancora la capacità di individuare delle relazioni e delle tangenze con i momenti migliori della storia del documentario ospitando un prezioso frammento della retrospettiva integrale di un maestro assoluto della storia del cinema documentario e della storia del cinema tout court come Robert Kramer, retrospettiva curata da Keja O. Kramer, sua figlia che saluto, che è qui in sala, che è stata presentata pochi mesi fa alla Cinémathèque a Parigi, è un'altra occasione straordinaria di cortocircuito fecondo. Un'occasione quindi di attenzione al linguaggio del documentario che è percorso di analisi del reale, di conoscenza e di critica. Di questo non posso che ringraziare
quello che abbiamo sempre considerato uno staff tutto femminile con qualche luminosa eccezione, come Andrea, e credo che sia un contributo molto importante, come Sicilia Film Commission siamo felici di aver accompagnato e fatto quel che abbiamo potuto perché questa realtà continuasse a presentarsi e a incontrarsi col pubblico. Buona visione. Ci resta poco da dire perché abbiamo impedito al sindaco di parlare del Brass, ma non sono riuscita a impedire ad Alessandro di anticipare alcune cose, quindi ora quel poco che resta ce lo racconteranno Chiara e Andrea, ma Clara vuole fare un piccolo saluto e la invito a farlo. Allora io sono semplicemente felice, un po' triste perché non c'è Lucia. Però questa edizione del festival per noi è importantissima, ci abbiamo lavorato l'intero anno, un anno online in cui ci siamo stati vicini e è una ripartenza, Sole e Luna e collaborazione di istituzioni diverse al di là dell'appartenenza ideologica, di sponsor privati e di tanti amici. Oggi ho mandato un messaggio a Lucia pochi minuti fa. Siamo tutti qua, gli amici di sempre. E poi il festival che cos'è? È un messaggio importantissimo. Io dico sempre, io sono persona, noi siamo comunità. Questo è ciò che vuol dire il Festival Sole e Luna. E poi un grazie di cuore enorme ai 50 ragazzi che da un anno lavorano per il festival. Sono ragazzi preparatissimi ed è a loro che noi lasceremo l'eredità di questo festival, perché il futuro inizia oggi con l'impegno di tutti. Grazie. Grazie. Allora, per entrare un po' nel vivo del programma di questa 15ª edizione, brevemente vi racconto quello che è il concorso. Abbiamo 25 film in concorso tra lunghi e cortometraggi e poi diciamo invece il fuori concorso che arriva a 40 film, 16 premiere di cui una premiere assoluta. Il concorso sarà valutato come ogni anno da una giuria internazionale che è composta da Gabrielle Brady, la regista australiana che aveva vinto il Sole e Luna l'anno scorso. È tradizione infatti del festival chiamare sempre in giuria il vincitore dell'edizione precedente, da Alessia Cervini, docente di teoria del cinema e teorie tecniche del montaggio all'Università degli Studi di Palermo, Andrea Anzerillo, direttore artistico del Sicilia Queer Film Festival, che è Zhao Kramer, artista e fotografa con cui, come ha anticipato Alessandro Reis, abbiamo organizzato questa piccola retrospettiva su Robert Kramer. E sono presenti qui, li ringrazio per averci raggiunto anche questa sera. E chiude il quinto nome della giuria, Jacopo Quadri, uno dei più importanti montatori italiani, che ci raggiungerà invece venerdì sera. La giuria darà un premio al miglior lungometraggio che è offerto dalla Fondazione Sicilia, un premio al miglior cortometraggio offerto dal Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pascolino, e inoltre un premio alla miglior colonna sonora, un premio offerto da Sound Drive Emotion, e ringrazio anche Giovanni Schiavano che è qui presente per aver ideato e offrire questo premio. Vi ricordo inoltre che c'è anche, come ogni anno, il voto del pubblico. Abbiamo poi due giurie speciali, la giuria degli studenti liceali, composta da studenti del liceo scientifico Einstein e dall'istituto magistrale Camillo Finocchiaro Aprile, e la giuria Nuovi Italiani, che è composta da giovani migranti che vivono a Palermo e che hanno realizzato in questi mesi un percorso di videomaking, seppur online anche loro. Quindi non vorrei dilungarmi troppo, magari parliamo del fuori concorso. Ok. Il concorso che ha già anticipato in parte Alessandro Reis, che ringraziamo per i preziosi consigli che ci ha dato. Infatti, se non fosse per lui, forse non avremmo neanche la rassegna su Robert Kramer, di cui abbiamo parlato a Berlino a febbraio. Approfitto per ringraziarlo pubblicamente.
Abbiamo quindi vari fuori concorso. Uno è quello in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia Sede Sicilia, di cui proietteremo 5 lavori che sono stati realizzati dai ragazzi negli ultimi 2 anni, sono saggi di diploma che hanno come diciamo, sfondo comune la Sicilia e in alcuni casi Palermo. Questo concorso l'abbiamo legato a una collaborazione nuova nata con la piattaforma Tank, che è una piattaforma SVOD francese che da quest'anno sarà anche in Italia e in Germania. Quindi abbiamo pensato, visto la difficoltà che hanno in genere i documentari, grazie. In genere la difficoltà che hanno i documentari a farsi vedere e essere distribuiti, abbiamo pensato che fosse un connubio diciamo proficuo quello di collegare i giovani diplomati del CSC Palermo con la piattaforma Tank, che darà come premio ai 3 migliori documentari la possibilità di stare un mese nella piattaforma e di essere visti quindi a livello europeo. Vi invito a visitare la piattaforma perché è molto ricca di contenuti di documentari d'autore, quindi quando avrete nostalgia del sole e luna nelle notti d'inverno potete rifarvi con la piattaforma. Un altro fuori concorso è l'Italia Doc, in cui trovano posto 4 documentari italiani per noi particolarmente interessanti. Vi segnalo In un futuro aprile di Federico Savonito e Francesco Costabile sul periodo friulano di Pasolini. Abbiamo poi l'omaggio a Kramer con 3 film importanti come Ice del 1969, Walk the Walk del 96 e Berlin 1090 del 90. Abbiamo quindi creato una retrospettiva importante sul grande cineasta americano. Non potevamo proiettare tutti i film come la Cinemateca ha fatto lo scorso anno, rendendogli omaggio, ma abbiamo fatto nel nostro piccolo un omaggio doveroso al cineasta. Un'altra collaborazione fuori concorso è con la SIAC, la Società Italiana di Antropologia Culturale, che ci porta Voice from the Rainforest dell'etnomusicologo americano Stephen Feld, un bellissimo lavoro molto potente dal punto di vista sonoro. Stephen Feld doveva essere il nostro ospite, però a causa di quello che sapete non sarà con noi, ma ci manderà un saluto prima del film. Vi ricordo inoltre che il programma e il catalogo non sono cartacei, quest'anno per ovvie ragioni, però c'è la possibilità di scaricarli dal sito internet e quindi poterli visualizzare e stampare a casa. Il festival sarà, visto che eravamo indecisi se si facesse o no, abbiamo preparato comunque la piattaforma in cui tutti i film in concorso saranno visibili anche online, quindi se qualche sera non riuscite a venire potete recuperare comunque a casa, seguiranno la programmazione del festival di presenza. L'ultima informazione, il voto del pubblico sarà sia online all'interno del sito solelunadoc.org sia qui in presenza, ci sono 2 scatole che trovate nel punto ristorazione e all'ingresso in cui potete dare un voto da 1 a 5 ai film che vedrete. Dire che mi sa abbiamo detto tutto. Io ho una comunicazione dal nostro responsabile alla sicurezza che ci ricorda che il pubblico quando è seduto può anche levarsi la mascherina. È una buona notizia. Bene. Facciamo accomodare i musicisti, 5 minuti di pausa e poi riprendiamo con il primo evento della serata che è Palermo 1953, nata dalla collaborazione con il CRICD, la Filmoteca regionale, quindi è un omaggio alla città di Palermo. Mostriamo delle immagini di home movies, di film di famiglia, montati dalla Filmoteca regionale. Abbiamo poi la presentazione ufficiale, direi forse di prendere 5 minuti di pausa per accomodare i musicisti e poi presentiamo il primo evento della serata. Grazie. Buona visione. Dunque, il Brass Group, oltre ad essere l'ente di produzione per la musica jazz, che sicuramente tutti conoscete, è anche un centro che promuove la didattica del jazz e la sede della scuola è proprio qui allo Spasimo. Noi siamo qui grazie a una illuminata ordinanza comunale del 2000 e quindi abbiamo la sede della nostra scuola. A questa scuola fa sicuramente parte i nostri 2 progetti più importanti. Il primo progetto importante è proprio quello della scuola popolare, una scuola aperta a tutti che offre servizi del jazz, ma
quest'anno abbiamo, dall'anno scorso abbiamo anche l'orchestra giovanile, un'orchestra jazz giovanile che prevede appunto la formazione di un organico con studenti che provengono da tutte le parti della Sicilia, alcuni anche dalle parti d'Italia, e che sono confluiti in questo centro che rappresenta appunto un centro di eccellenza. E il gruppo che stasera abbiamo selezionato fa proprio parte di questa selezione dell'orchestra giovanile e loro hanno sonorizzato il film che adesso andiamo a vedere, il documentario Palermo 1953, utilizzando un po' delle musiche, diciamo, composte ad hoc, altre invece facenti parte del repertorio jazzistico, proprio perché per onorare il fatto che riteniamo che il jazz e la cinematografia rappresentano sicuramente le due arti più importanti del Novecento. E quindi con alcune tecniche estemporanee, di composizione estemporanea, altre tecniche di composizione già preconfezionata, adesso assisterete poi a questo piccolo prodigio musicale. Grazie a Sole Luna per questo invito, noi offriamo ogni sera la nostra collaborazione, abbiamo dei gruppi via via nelle altre serie che faranno dei preludi, delle overture musicali a questa splendida rassegna che ci vede vicini negli intenti e ci vede anche vicini appunto nel portare avanti queste due forme d'arte importanti. Grazie. Buonasera, allora io sono in veste di rappresentante della Filmoteca Regionale Siciliana, del CRICD, ma anche di coautore del breve film che adesso verrà proiettato. Colgo l'occasione per portare i saluti della direttrice del CRICD, Selima Giuliano, e della direttrice delle teche del CRICD, che è Laura Cappuggi. Due parole sul film che vedremo adesso. Si tratta di un viaggio indietro nel tempo di ben 68 anni, perché andiamo nel 1953 grazie a due cineamatori straordinari, a mio avviso, che sono Giovanni Russo e Franco D'Angelo, che nel 1953 avevano 20 anni e avevano una piccola cinepresa. Giovanni Russo aveva una 8 mm, Franco D'Angelo aveva una 16 mm e hanno fatto delle riprese straordinarie da dilettanti, possiamo dire. Allora, la sorpresa a cui accennava Gabriele è che all'ultimo momento ho saputo che Giovanni Russo è qui e ovviamente non ha più 20 anni, direi, però lo inviterei a salire sul palco a dirci qualcosa della sua esperienza di filmmaker. Tra l'altro voglio dire che Giovanni Russo è, non so se avete visto bene il videoclip, a un certo punto c'è un signore che esce a torso nudo dall'acqua nel videoclip che abbiamo mandato fa, ed è proprio lui, Giovanni Russo. Questa esperienza di ventenne nel 53. Ringrazio tutti, oggi ne ho 90 e allora ne avevo 20. Era un passatempo, dedicavo, a parte gli studi, lo dedicavo poi alla cinematografia, però a carattere soltanto personale e basta. Tutto qua. C'è da dire che tre quarti del film che vedrete è stato girato da lui e ci sono delle riprese veramente eccezionali, inedite, di una Palermo tra le macerie, con la gente che vive ancora, che viveva ancora tra le macerie. Anche ora, veramente. Anche adesso. È cambiato poco. Grazie.
L'altro cineamatore, non so se ha 90 anni, ma più o meno alla stessa età, perché aveva 20 anni nel 53, e non è potuto essere qui, sta bene ma non può essere, non può intervenire. Allora mi ha mandato una lettera stamattina, la leggo, un estratto. Mi chiamo Franco D'Angelo, nel 1953 avevo 20 anni, mi piacevano la fotografia e il cinema. Con questi due mezzi volevo documentare un lavoro molto duro, quello degli scaricatori di ceste di sabbia bagnata, dunque pesantissima, sulla banchina della cala. Avuta la piena disponibilità di alcuni barcaioli, noleggiata una cinepresa da 16 mm, acquistata la pellicola, una domenica di autunno o di tiepido inverno ho realizzato questo cortometraggio. Non era un capolavoro, ma la fatica del lavoro c'era in tutti i suoi aspetti, la raccolta nel mare della bandita e la discarica alla cala, una cala ben diversa da quella di oggi. Quindi la cosa strana è che questi due cineoperatori hanno fatto le loro riprese entrambi nel 1953. Due parole sulla struttura di quello che vedrete. Abbiamo deciso di suddividere questi 30 minuti in quattro movimenti, anche pensando ai musicisti che avrebbero fatto la sonorizzazione del film. Il primo capitolo è la Palermo elegante, quella ufficiale, Piazza Massimo, Piazza Politeama, i passanti, la Via Libertà. Il secondo capitolo è quello che ho appena letto, quello relativo ai saurieri, cioè ai cavatori di sabbia.